Buon pomeriggio dunque e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Come dicevamo nei titoli, domani mattina a partire dalle 9.30 i Confindustriali terranno un sit-in di protesta sotto Palazzo di Città. L'obiettivo è quello di scuotere le istituzioni, in modo particolare l'amministrazione comunale, per dare il via ai grandi progetti industriali previsti sul territorio che attendono però di ottenere l'ok da parte del Comune. Ovviamente il risultato è quello, dovrebbe essere quello di dare nuova linfa all'economia asfittica del territorio ionico. Sentiamo. Dopo il commercio e l'industria, la città è in ginocchio, l'economia arranca, i rappresentanti delle categorie produttive del territorio non ci stanno e pretendono che le istituzioni facciano la loro parte e diano la scossa a questa situazione di stallo. La notizia non è di portata ordinaria. Forse a Taranto non era mai successo che gli imprenditori e non i lavoratori scendessero in piazza, facessero un sit-in sotto Palazzo di Città, in quella piazza Castello assediata quasi quotidianamente da lavoratori in affanno. La storia cambia e domani a Taranto si annuncia una giornata davvero infuocata. I Confindustriali hanno annunciato il sit-in dinanzi a Palazzo di Città a partire dalle 9.30. Gli imprenditori ionici in questa maniera plateale vogliono sollecitare le istituzioni e le grandi industrie a porre in essere tutti gli atti necessari a sbloccare tutta una serie di grandi progetti che ovviamente darebbero linfa all'asfittico mondo del lavoro ionico. I progetti che attendono la loro attuazione sono ad esempio il raddoppio dell'ENI e il revamping della Cementir. E con gli imprenditori scenderanno in campo anche i sindacati. Pensiamo, si legge in una nota delle organizzazioni sindacali, che sia maturo il tempo delle decisioni, della assunzione di responsabilità da parte di tutti, a partire dalla politica e delle istituzioni, a maggior ragione oggi in una fase grave della crisi economica ed occupazionale del paese e del territorio. Su questi temi le parti sociali chiederanno un incontro al sindaco Stefano. Insomma, una sollecitazione forte al primo cittadino a rompere gli indugi e a dare il via definitivo al rilancio dell'economia locale che passa proprio da queste opere. Ma intanto è guerra dichiarata tra amministrazione comunale e commercianti, pomo della discordia, le aperture straordinarie domenicali e il progetto per il comparto 3.32. Vediamo. Dialogo interrotto, posizioni ingessate tra amministrazione comunale e commercianti, perlomeno quelli facenti capo alla Confcommercio e Confesercenti, e guerra. L'incontro convocato dall'assessore alle attività produttive Cataldino per discutere delle aperture straordinarie è stato infruttuoso. Attorno al tavolo non c'erano nemmeno le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti dei consumatori. Il vice sindaco annuncia la linea dura e sul comparto 3.32 afferma che l'intenzione è di valorizzare il borgo. La decisione va presa e va presa entro il 30 novembre. Ora convocherò una nuova riunione, sperando che ci sia una maggiore serenità d'animo e che prevalgano le ragioni sindacali rispetto ad altre ragioni. Detto questo, se a quella riunione dovessi ancora registrare un'assenza, provvederò ad un'ordinanza riferendomi alla legge che c'è, cioè alle 11 più 4 aperture domenicali. Detto questo, e concludo, detto questo, è chiaro che ci saranno ricorsi a quell'ordinanza, ma questa amministrazione non intende più spendere soldi della comunità per opporsi a quei ricorsi, perché troppe volte abbiamo detto, abbiamo stimolato le organizzazioni, non solo le organizzazioni di categoria, ma tutti gli attori presenti al tavolo a cercare un punto di equilibrio, perché noi svolgiamo una funzione notarile, noi registriamo quello che loro riescono a decidere. Ma quanto pesa sul raffreddamento del dialogo, anzi raffreddamento è un eufemismo, la questione comparto 3.32? Se pesa, pesa ridicolmente, nel senso che anche questo è stato definito in una giunta di ieri. Il comparto 3.32 è un progetto ragionato negli uffici tecnici del comune che l'amministrazione non ha mai preso in seria considerazione, cioè in considerazione. Noi abbiamo detto con chiarezza ieri che i piani di rigenerazione urbana del Borgo della Città Vecchia sono la priorità di questa amministrazione. E intanto sono emerse prospettive incoraggianti per i lavoratori della TCT del porto di Taranto. Ieri pomeriggio tavolo in prefettura convocato dal prefetto Carmela Pagano. Sentiamo cosa è emerso.
rapporto emergenza occupazione, tutti i soggetti istituzionali stanno facendo gioco di squadra, stanno unendo le forze per cercare di uscire da questa fase di impasse. Presidente, da questo vertice cosa è uscito? Beh, intanto il fatto che il prefetto ha già attivato un rapporto con il governo sul punto più delicato, che è quello della attivazione di una figura che riassuma, commissariale, che riassuma in sé l'abbattimento dei tempi per le procedure amministrative. Se no, noi che abbiamo i soldi per fare le opere, faremo le opere quando le navi saranno andate da altre parti. Secondo, la disponibilità dell'azienda e dei sindacati già da martedì a iniziare una trattativa di merito sulle disponibilità che ognuno di loro mette in campo per aumentare i margini di efficienza e di produttività del terminal. Terzo, il fatto che andremo domani al governo regionale a dire che la regione deve assumere e sostenere il prefetto in questa azione nei confronti del governo nazionale, che faccia uscire Taranto dagli slogan e la faccia diventare oggettivamente quello che meriti di essere, cioè, come si dice sempre, ma purtroppo non si fa, il porto sul Mediterraneo dell'Italia. Daniela Fumarola, sembra che ci sia unità di intenti e buona volontà anche da parte dell'azienda. Sì, questa sera abbiamo apprezzato questa apertura, già da venerdì mattina a mezzogiorno c'è il primo tavolo tecnico con l'azienda e le organizzazioni sindacali che affronteranno le questioni di merito più squisitamente legate al rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, a partire dalla procedura di mobilità in atto che al momento è soltanto sospesa. Ma contestualmente c'è il tavolo istituzionale che per noi è straordinariamente importante perché non può essere slegato dalle questioni del lavoro, se non c'è il lavoro difficilmente poi riusciremo a fare altro. Per cui il prefetto ci ha illustrato già i passi che ha fatto nei confronti del governo nazionale. Domani abbiamo questo incontro a livello regionale, per cui io sono abbastanza fiduciosa, si può costruire un buon percorso. Presidente Prete, è soddisfatto da questo incontro? Ma certamente, perché abbiamo avuto la conferma innanzitutto della mobilitazione globale di tutte le istituzioni in capo del prefetto, e poi abbiamo avuto già l'apertura dell'azienda ad avviare il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali che sarà mediato dall'autorità portuale, per cui già da venerdì inizieremo questo confronto. Domani invece abbiamo l'incontro in regione per la parte istituzionale relativa alle infrastrutture, al piano industriale e di sviluppo di TCT, quindi diciamo che praticamente stiamo cercando di sfruttare al meglio questo termine di sospensione della procedura. La cronaca nera: i militari della compagnia di Castellaneta hanno arrestato, su esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Taranto, un 31enne di Altamura perché ritenuto responsabile di violenza sessuale commessa a Castellaneta ai danni di una donna lo scorso 18 settembre. Una pattuglia di militari in quella data in servizio in abiti civili presso una nota discoteca del luogo per un controllo finalizzato alla repressione dello spaccio di droga, mentre sostava nel parcheggio del locale, aveva sentito i lamenti di una donna provenire da alcuni cespugli ed avevano sorpreso l'uomo mentre mezzo nudo era disteso su una ragazza, anch'essa denudata e con gli abiti strappati. La vittima era parzialmente incosciente a causa di una smodata assunzione di alcolici, dunque in quell'occasione non fu in grado di opporre un'efficace resistenza al suo violentatore. L'altamurano, secondo una ricostruzione fatta attraverso la raccolta di testimonianze, avrebbe approfittato dello stato in cui versava la ragazza, prelevandola dall'auto in cui era adagiata e trascinandola dietro i cespugli. L'attività investigativa ha messo in evidenza le responsabilità dell'uomo, che è stato arrestato e condotto in carcere nella giornata di ieri. Olio italiano spacciato per Made in Italy: due arresti da parte della Guardia di Finanza, nei guai due imprenditori baresi. Olio tunisino spacciato per Made in Italy e venduto a prezzi esorbitanti in Giappone, il tutto passando per il porto di Taranto. Nuova operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale Ionico in materia di repressione delle frodi nel settore dei prodotti agroalimentari e della tutela del Made in Italy, che ha già portato nello scorso mese di marzo al sequestro penale presso il porto ionico di ingenti quantitativi di olio d'oliva per uso alimentare destinato all'esportazione con una falsa indicazione di origine.
Le fiamme gialle ioniche in questa occasione hanno accertato che i rappresentanti legali di due società olearie operanti nel nord barese, i fratelli Paolo e Leonardo Luglio, rispettivamente di 50 e 53 anni, tra il 2009 ed il 2011 avrebbero commercializzato ed esportato in Giappone circa 330.000 litri di olio extravergine di oliva confezionato in bottiglie in lattine, traendo in inganno l'acquirente giapponese sull'origine e la qualità del prodotto dichiarato italiano. Infatti, i due responsabili dell'illecito traffico, al fine di ottenere indebitamente l'attestazione di provenienza italiana dell'olio dichiarato in esportazione, avrebbero presentato false dichiarazioni circa la produzione dell'olio stesso da parte delle due società da loro rappresentate. Olio che in realtà è poi risultato di origine e produzione tunisina. I due arrestati risponderanno all'autorità giudiziaria di falso ideologico in atti pubblici, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali, consegne mendaci e truffa. L'indagine parte nel mese di marzo di quest'anno ed aveva come obiettivo soltanto capire se l'indicazione Made in Italy fosse corrispondente al vero. Già in quel caso ci rendemmo conto che così non fosse e sequestrammo l'intero carico. Successivamente le indagini hanno avuto per oggetto la provenienza, perché come tutti i prodotti alimentari sono caratterizzati dalla tracciabilità, e questo è stato l'elemento che ha poi portato, ahimè, all'arresto dei due titolari delle aziende, perché in realtà quest'olio non era italiano, non era comunitario, in realtà era tunisino. Furto nella notte ai danni degli uffici dell'AMAT. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti nelle prime ore di questa mattina negli uffici dell'AMAT di Via Cesare Battisti, dove nella scorsa notte, come dicevamo, ignoti ladri si sono introdotti asportando una piccola cassaforte a muro all'interno della quale erano custoditi circa 4.000 euro in contanti ed alcuni assegni per un importo ancora da quantificare. I malfattori, mentre asportavano la cassaforte, provocavano anche la rottura dell'impianto di riscaldamento con conseguente allagamento degli uffici. Sul posto si è recato anche la polizia scientifica per i rilievi del caso, indagini in corso. Parliamo di sanità, in modo particolare della questione San Raffaele del Mediterraneo, che potrebbe diventare San Cataldo. Dopo le dichiarazioni dell'assessore regionale al bilancio Michele Pelillo e i consiglieri comunali indipendenti Voccoli, Pugliese e Basile, tornano a tuonare contro il San Raffaele. Non chiamatelo San Raffaele del Mediterraneo, in soccorso di Taranto giunge piuttosto San Cataldo, sarà il patrono della città dei due mari a sostenere il peso di una vicenda fattasi molto complessa e non certo favorita dal ciclone che sta investendo l'istituto di Don Verzè, tanto che l'assessore al bilancio Michele Pelillo oggi si affretta a dire: grazie al San Raffaele di Milano abbiamo acquisito il know-how per costruire l'ospedale più moderno d'Europa, ma presentato il bando per l'edificazione possiamo ripensare la partnership scientifico-gestionale. Che a Bari molti osteggino il progetto è noto, 210 milioni investiti su Taranto per alcuni consiglieri regionali sono un'eresia, ma anche a livello locale sono molte le ombre che oscurano il progetto. I consiglieri comunali Voccoli, Pugliese e Basile, indipendenti, si espressero contro la variante urbanistica al quartiere Paolo VI, dove dovrebbe sorgere il nosocomio già nel 2010. Oggi tornano a palesare i loro dubbi. Noi non solo esprimiamo parere negativo, ma presentiamo un ordine del giorno col quale si chiedeva la sospensione, cioè che è quella che è stata deliberata adesso. Ma per dire anche che bisogna ripartire da quell'errore, infatti l'assessore Fiore ha detto ho sbagliato, quindi bisogna partire da quell'errore per non continuare a sbagliare, per cui per ciò che riguarda le scelte della sanità a Taranto, queste non possono essere deputate solo alle scelte della Regione Puglia, la quale Regione Puglia deve necessariamente confrontarsi con il Consiglio Comunale di Taranto, che è la massima assise cittadina, deve necessariamente confrontarsi con l'Ordine dei Medici. Noi questa mattina avevamo invitato alla nostra conferenza stampa anche il dottor Nume, che non ha potuto partecipare perché sono in fase di votazioni. Abbiamo invitato anche la CGL, la CISL e la UIL, è venuto anche il rappresentante sindacale della UIL e anche loro sono d'accordo sulla nostra proposta. Deve discutere quindi con le forze sindacali, deve discutere con il Tribunale dei diritti del malato, cioè dobbiamo discutere di sanità a Taranto, per cui presenteremo un ordine del giorno in Consiglio Comunale col quale chiederemo la revoca di quanto approvato dal Consiglio Comunale due anni fa e la rimessa in discussione del tutto con i soggetti prima detti. Più
anche San Raffaele per l'ospedale di Taranto, proponiamo il nome di San Lazzaro, quantomeno per la miracolosa capacità di resuscitare sempre, anche quando sembra ormai una storia da archiviare definitivamente. Aldo Pugliese, segretario generale della UIL di Puglia, fa notare come nulla è cambiato, nonostante la volontà emersa di affidare la realizzazione del San Raffaele del Mediterraneo all'omonima Fondazione Pugliese, ma senza il contributo di Don Verzè e della sua quasi omonima fondazione milanese. Ancora cronaca, i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Manduria hanno arrestato in flagranza di reato Antonio Greco, 39 anni, e Francesco Rosito, 47, entrambi del luogo. Sono stati sorpresi dai militari a bordo di un'autovettura Panda, sulla quale sono stati rinvenuti utensili vari e 6 kg circa di tubi in rame, asportati poco prima da un'abitazione in costruzione a Manduria, sulla via per Lecce. Pensate. E dopo questa notizia ci fermiamo solo qualche minuto, c'è la pubblicità, tra poco. Stupire, emozionare, sorprendere sono la forza dei capi di mariage, dove un vestito esalta la perfezione del bello. Mariage ha preparato per i vostri regali di Natale